Allora, tutti ragazzi qui da Box, oggi siamo su una fotoscuola di Need for Speed Pro Street. Allora, ci eravamo lasciati che, ahimè, si era bloccato un attimo il giochino. Ora sto riprovando a vedere se riusciamo a dominarlo, a vincerlo almeno. Ogni tanto mi fa quell'errore lì, che quando arrivi primo non ti fa né ricominciare la gara né finirla. È un problema. Che giri, mica, questa macchina qua è veramente una tortura. Mi ha tolto con tutti i soldi che c'ho, avrei potuto comprarmi il golf, eh. Visto? Madonna. Vediamo un po'. Su questa gamma magari ne ha puntato un pelino più corta. Ogni tanto mi fa quell'errore lì. Non so perché. Magari ho marcato qualche aggiornamento, non lo so. Perché l'avevo finita e quindi mi dispiace perché praticamente era finita la puntata bene e invece no. Però comunque non importa, perché così è una scusa per farne un'altra, no? Di puntata, no problem. Fa un bel caldo adesso qua, comincia a fare un po' caldino. Bella, qua lì mi piace veramente tanto. Ha messo il NOS. Voilà. Ok. 1.12, 1.05 il mio. Joe Tuckett. Cioè lui ha solo Civic. Gli devono essere anche costate perché adesso quelle Civic di quel tempo lì costano parecchio se le vuoi comprare. Poi magari quando c'era questo gioco qua, queste erano tutte macchine che potete comprare nuove. Può darsi. Però qui dovrebbe addirittura essere ancora il 1.5 VTEC da 140 cavalli, 130, oddio, non mi ricordo. Ok, adesso dovremmo addirittura ancora migliorare il giro adesso. Prima perché non ho nessuno. Seconda cosa perché... Io largo, che me frega. No, cosa perché io da davanti non ho nessuno. E poi perché partiamo già in velocità. Attenzione. Attenzione. Sì, miglioriamo notevolmente. Un minuto netto quasi. Musichina cambiata proprio al volo, così bam bam bam. Voilà, no problem. Ok. Chiude il baffo bel alto. Bella curva, frena, bellissima. Stiamo usando. Intanto vedete che mi giro perché. Dato che non sento il mondo esterno, non so mai se deve venire a casa qualcuno, no? Concentriamoci adesso. Poi è buio, madonna, fuori è già notte, sono le 6:30 del pomeriggio, è già notte. Finita, finita. Sono più lento perché poi io di solito mettevo il nostro. Toto 59, bam, nuovo record. Ok, stavolta l'ha fatto, eh. Ho tutto il record sul tracciato. Ah, li devo fare tutti? Ora speriamo in bene che vada. Non ci dovrebbero essere problemi, secondo me. Tempo obiettivo 20 secondi, vabbè, 20 secondi ci sta, speriamo in bene, io spero che non me lo faccia rifare un'altra volta perché non ci ho proprio voglia. Scrivete in sotto i commenti se sapete come potrebbe fare quell'errore lì. Io ci gioco da origine, questo gioco. Una schifezza. Con 6 di giri sto VTEC è mostruoso, mostruoso. 19.1. 19.34 non è bello, non è per niente bello. Non mi piace, non mi piace. 1455 cavalli. Mamma mia. Vediamo un po'. Voilà.
Bam. Signori, lui fa sempre delle belle partenze, poi ha una prima che è infinita lui. Lui fa sempre meglio di me. Forse non stavolta. Voilà. Non riesco a... Uguale a prima. No, dai. Identico. Oh, identico. Guarda che ce ne va, di voglia, di bravura per fare lo stesso identico tempo. 19.01, 19.01. Angelo Rowell. Bellissima la sua S3. Io però faccio falsa partenza, tanto praticamente la vittoria in pugno. Però non sono sicuro, anzi, sapete che faccio? La faccio. La faccio, signori. Non ho paura, tanto ormai è finita. Io ho fatto una partenza mostruosa. Vai, 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 vai. 18.94, signori, ce l'abbiamo fatta. Yes! Abbiamo vinto! Grandissimi. Mamma. Si fa... Dominato! Dominato! Grande! 25.000, gran soldone. Sospensione per il Civic, ma non me ne faccio niente perché il Civic lo vendo. Ok. Showdown. Completato. Abbiamo sbloccato le nuove macchinine, forse. Ah no, mica tempo per arrivare là, è dura, eh. Vediamo se abbiamo sbloccato qualche auto. Oh sì. Abbiamo sbloccato anche il TT. Questa però va meglio, eh. 350 Nm. Il TT ha 320, anche l'S4 non è male. Aspetta, aspetta, carrozzeria, kit carrozzeria, ci mettiamo questa che è di proprietà, questa è solo, allora, trasmissione, aumenta la potenza, boh. Ok, sospensioni anche sono importanti, perché ti danno maggiore controllo, airbag. Aggiorna progetto. Ok. Che dite, signori? Ce la facciamo, la proviamo, mappa carriera. Ah, però io voglio fare una cosa. Allora, auto. Garage. Uno, vendi auto. Vendiamo un'auto, ci danno 11.000. Allora, garage, voilà. Facciamo questa qua, no. L'Audi S3 personalizza progetto. Potenziamento personalizzato. Pneumatici, abbiamo 11.000. Io direi di... Invece mettere il Michelin. Sono progetto, ok. Facciamo una garetta, proviamo, che dite? Prima cosa, salviamo. Carriera 3, sì, continua. Anzi, sapete, no, non la facciamo. Direi che la puntata di oggi può finire qui, al prossimo video faremo, proveremo in anteprima la nuova nostra bellissima Audi S3, un po' tamarrata. Direi che la puntata di oggi può finire qui, spero che vi sia piaciuto e hola a tutti.